Non ho parole, ragazzi, non ho veramente parole. C'ho un amaro in bocca che voi non avete idea, penso tutti quanti voi, perché è assurdo. È assurdo dominare così contro una squadra, contro il Real Madrid, assurdo, assurdo, e non riuscire a fargli un gol, perché alla fine l'Inter perde al 90esimo questa partita, perché? Perché non fai gol. Non fai gol. Se tu contro una squadra del genere non riesci a fare un gol e tieni la partita sullo 0-0, stai sereno che il gol rischi di prenderlo alla fine. Diceva mio papà adesso che ho guardato la partita insieme a lui: papà, questi all'ultimo faranno gol. Perché vedevo che l'Inter non riusciva a sboccare. La classica partita, vai, vai, vai. Occasioni su occasioni. Migliore in campo chi è stato? Lo chiedo a voi, Courtois. Migliore in campo è stato Courtois, ragazzi. Courtois. Cioè, io ho visto un Inter alla prestazione dell'Inter, ma cosa gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire? Io potrei venire qua a incazzarmi, ah, che schifo, abbiamo perso. Ragazzi, è ovvio, l'amaro in bocca, sono incazzato da questo punto di vista, sono incazzatissimo che non hai vinto una partita, ma perché sono incazzato? Perché hai dominato contro il Real Madrid, li hai dominati, hai fatto vedere al Real Madrid come si gioca a calcio, a San Siro, a casa tua, li hai dominati, è un'altra squadra con la stessa prestazione dell'Inter, avrebbe chiuso il primo tempo 2-0. 2-0, io penso che 2-0 dell'Inter non ci sarebbe stato nulla da dire. Ti porti poi la partita in bilico con mille occasioni, sottoporta, i tiri che non tanto angolati, un po' più centrali con Courtois che ha fatto, ripeto, parate su parate. Alla fine Camavinga appena entrato, 18 anni, va a fare quest'1-2, bellissimo, ti mette la palla di prima, un giocatore favoloso, 18 anni di giocatore, ragazzi, all'esordio in Champions League. Con Real Madrid, fatto l'esordio nella Liga, ha fatto gol. Oggi esordio con Real Madrid in pochi minuti, 18 anni, ha fatto paura. Ha fatto un assist di prima. Vesino, dico io, però sei fresco, sei appena entrato. Lo vedi che si sta inserendo e seguilo, cazzarola, pure tu, no? Sei appena entrato. Quindi c'è un grandissimo rammarico per non aver vinto questa partita e poi beffa delle beffe, addirittura la perdi. Questa è la beffa più atroce perché sarebbe stata una beffa già solo pareggiarla sta partita, alla fine l'hai persa al 90esimo. Cioè, veramente ragazzi, da questo punto di vista dire l'amaro in bocca è poco. Andiamo ad analizzare reparto per reparto. Difesa, cosa gli vuoi dire? Cosa vuoi dire a Skriniar, a De Vrij, a Bastoni? Hanno fatto una partita pazzesca, pazzesca, su Vinicius che era imprendibile. Se mi seguite su Instagram lo sapete un po', è successo anche un po' quello che auspicavo oggi sul post lì su Instagram, dove dicevo mi aspetto un grande Brozovic perché secondo me avrà molta libertà di azione e dobbiamo limitare Vinicius perché secondo me è l'uomo più pericoloso del Real Madrid. Le azioni pericolose del Real Madrid, pochissime, pochissime, le pochissime azioni pericolose del Real Madrid sono venute dai piedi di Vinicius quando accelerava lui. Handanovic non ha fatto una parata per quella smanacciata lì, ma Courtois ne ha fatte 5 o 6. Oh. A sti livelli, ragazzi, non puoi dominare, creare 5, 6 palle gol nitide, nitide e non fare gol. E poi gli avversari ti beffano purtroppo, ti beffano. Difesa perfetta, Skriniar monumentale, ha fatto anche interventi in scivolata. All'ultimo, addirittura accompagnava l'azione, attaccavamo con tanti uomini, li abbiamo messi là, ragazzi. Cioè, tu hai messo là una squadra come il Real Madrid. Li hai veramente dominati e li hai ridicolizzati quasi dal punto di vista del gioco. Però il Real Madrid la conosciamo che squadra è. La conosciamo che squadra è, una squadra abituata anche alle pressioni. Se vede il Real Madrid, cazzo, questi mi hanno dominato, mi hanno fatto 5-6 palle gol nitide, ma intanto guarda il tabellone 90esimo e 0-0 e io quasi quasi ci provo. Alla fine il Real Madrid quando è venuto fuori, ragazzi, gli ultimissimi minuti che l'Inter è calato un po', ma non ha fatto praticamente niente. Questo è il mio rimpianto più grande. Non ha fatto niente. Non è che dici il Real Madrid è venuto come l'anno scorso, cioè. Ragazzi, mettiamo a paragone le due partite. L'anno scorso l'Inter, è ovvio che uno viene qua e dice, mi hai perso pure quest'anno. Questo fa rabbia. Ma mettiamo a paragone le due partite. L'anno scorso è stata fatta una figura di merda, perdonate il termine, una figura di merda epocale. L'anno scorso hai perso 2-0, ma hai fatto una figuraccia. Non hai passato la metà campo.
Oggi, ragazzi, la prestazione dell'Inter, cosa vuoi dire? Hai giocato meglio tu del Real Madrid? Avresti meritato di vincerla sta partita. Anche il pareggio, anche il pareggio, anche il pareggio sarebbe andato stretto. Difesa, top, 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 tutti e tre. Perfetti, Benzema. Cosa ha fatto Benzema? Un giocatore della caratura di Benzema, che è un grandissimo giocatore. Voi l'avete, è stato così tanto pericoloso Benzema che viene da una tripletta? No. No, perché i nostri difensori sono stati monumentali, tutti e tre bastoni, che partito ne ha fatto? Tutti e tre. Al centrocampo molto bene, siamo mancati un po' sugli esterni, secondo me. Sugli esterni lì potevamo essere un po' più incisivi. Dumfries mi è piaciuto come è entrato, mi è piaciuto, ha fatto degli ottimi recuperi. Quando partiva in velocità partiva bene, peccato anche là. L'ultimo passaggio, il cross fatto bene. Cioè, guardate Camavinga, ripeto. Il passaggio di prima, prende in controtempo tutta la difesa e fa il gol. Noi siamo entrati 800 volte in area di rigore, ragazzi, e ci è mancata la stoccata. Ci è mancata la stoccata. Quella è mancata lì, solo quella oggi. Che solo quella è purtroppo è tutto nel calcio, perché il gol nel calcio è tutto. Il gol decide una vittoria, una sconfitta, un pareggio. Ci è mancato solo il gol, purtroppo sì. Quindi siamo mancati un po' sugli esterni, mi sono piaciuti molto Di Marco e Dumfries come sono entrati in partita, tutti e due. Darmian l'ho visto così così, ma anche lui per applicazione ha giocato bene. Ma tutti hanno giocato bene, ragazzi. Dire di uno hai giocato male oggi sarebbe ingeneroso. Calhanoglu forse poteva fare di più ancora una volta, secondo me. Poteva dare un po' più di qualità, ma Brozovic stesso l'ho visto bene. Ho visto bene Barella, anche se nel secondo tempo è calato. I cambi sugli esterni mi sono piaciuti come sono entrati, ragazzi. Vesino si è entrato a pochi minuti dalla fine, questo un po' il rammarico, ma vedi Camavinga che si inserisce, per carità, gli metto una palla col contagiri perfetta, però se vedi che si inserisce quello, tu fai due passi indietro, ti sei fatto trovare fuori posizione. Eri lucido e fresco perché è appena entrato, quindi un errorino c'è stato, anche se è stata una giocata stupenda, stupenda. Peccato che eravamo calati e si vedeva da un po' di tempo. L'attacco si sono mossi benissimo. Dzeko oggi si è mosso benissimo. Però peccato perché tutte le conclusioni, colpo di testa bello, schiacciato, però un po' troppo centrale. E Courtois ha fatto un miracolo. Un'altra volta lo stava spiazzando e ha tirato quasi centrale. Quei 10 centimetri sono mancati, ragazzi. Cazzarola. Saremmo qui a gioire, a parlare di una vittoria in Champions League. Fondamentale, peccato per questioni di pochi centimetri, veramente. Quindi a livello di movimenti si sono mossi bene, Dzeko si è mosso benissimo, veramente ha fatto una grande partita, secondo me, a livello di movimenti. È mancato veramente nel gol anche in Lautaro, confidavo molto perché secondo me è lui quello che quest'anno farà più gol nell'Inter con l'assenza di Lukaku. È ovvio che già ho letto su Facebook che se ci fosse stato Lukaku questa partita avremmo vinta. Ragazzi, se ci fosse stata una punta col vizietto del gol, questa partita la vinci. Ma po poco ma sicuro, poco ma sicuro. Veramente un peccato, ragazzi, da questo punto di vista vi giuro, sono avvelenato. Sono avvelenato perché è brutto, è bello vedere l'Inter giocare così in casa con Real Madrid in Champions League, metterla sotto, ma è brutto vedere poi il risultato. Inter Madrid 0-1 al 90esimo, cioè è veramente una roba pazzesca che mi fa rosicare da matti. Veramente un peccato. Ovviamente è lunga, ragazzi. È lunga, però insomma, partire già con una sconfitta sarebbe stato meglio un pareggio, no? Penso che su questo siamo tutti d'accordo. Nell'altra partita ha vinto lo Sheriff addirittura contro De Zerbi, quindi è ancora tutto per carità. È la prima partita, ragazzi. Adesso il Real Madrid noi lo affronteremo l'ultima. Io mi auguro di arrivare all'ultima con i giochi già delineati. L'Inter, se giochi così contro Sheriff, contro Shakhtar, vinci tutte le partite. Quindi l'Inter deve ripartire dalla prestazione di oggi, ma ci deve mettere più cattiveria. Sotto porta quello ti manca, un po' più di cattiveria. Anche con la Sampdoria, 3 giorni fa, la prestazione, bene o male, nelle difficoltà che poi si è rimasti indietro, bene o male c'è stata. E ha avuto l'occasione anche per chiudere la partita. Questo purtroppo è un difetto che ci portiamo anche l'anno scorso, c'era, ragazzi, soprattutto nella parte iniziale della stagione. Però
Poi negli ultimi mesi siamo diventati più cinici. Ricordate che si vinceva anche 1-0, facevi un tiro 1-0. Dobbiamo ritornare un po' cattivi così, ma a livello di gioco questa Inter mi piace. Mi piace. Abbiamo giocato benissimo, abbiamo dominato, ma questo, se da una parte mi fa piacere, dall'altra non mi fa stare meglio, ragazzi, anzi mi fa incazzare ancora di più. Perché non è, ripeto, non è una cosa che vedi tutti i giorni, Real Madrid messo sotto così dal punto di vista del gioco e non riuscire a vincere la partita. Quindi, grande, grande rammarico. Ragazzi, io adesso do la parola a voi, fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video che cosa ne pensate. Io immagino ci sia veramente un grande amaro in bocca dopo questa serata di Champions, perché l'Inter, ma... Ragazzi, dire che meritava il pari, bestemmi a dire così, figuratevi, ma la vittoria, ma ci stava assolutamente la vittoria dell'Inter, quindi hai perso e questo è un grande, grande rammarico. Per la live, ragazzi, ci organizziamo in questi giorni, adesso come vedete è cambiata la location, sono giù dei miei, quindi sto testando un po' anche la connessione, vediamo come va. Ragazzi, mi dispiace, io veramente sono avvelenato, do parola a voi. Iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e condividete, fatemi sapere tutto quello che vi pare. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre amala. Oh, mi raccomando, dal punto di vista del gioco, andare avanti così, così vi vogliamo, così, perché questa Inter, dal punto di vista del gioco, spettacolare, ma bisogna essere più cattivi, soprattutto in Champions League. Che peccato, ragazzi. Ciao, amici.